ッピー、すずです。今日は義理の姉のいるテッラティーナという海のある町からお届けします。ローマから車で1時間半ぐらいかかるところです。で、ここに来るときに私は手土産としてアマーロと呼ばれている食後酒を持ってきたんですけど、この食後酒いろんな種類があって全然私は分かりません。買うときもお店の人にいっぱい聞いて、お店の人の推薦するものをただただ買いました。今日ここに来てマンマと会ったんですが、マンマにアマーロのことを聞いてみました。その様子をご覧ください。義理の姉のいるテッラティーナに来る前に、そうだ、手土産を持っていかなくてはと思い考えたのが食後酒です。イタリアでは食事の後にアマーロと呼ばれている食後酒を飲むのが一般的です。肝機能や消化を促進する働きがあるとされていて、アルコール度数がとても高いので、冷やしたものを食後にショットグラスでグッと飲むのがイタリア流です。今見えているの全部食後酒です。右側の赤いラベルのあの真ん中に緑が見えるの、あれアーティーチョークの食後酒です。今見えている鹿のラベルと海岸のラベルのこの2種類は、特にイタリアではどの家にでもある一般的な食後酒です。食後酒の値段はというと、まあピンキリですが、だいたい日本円で1500円前後です。イタリアの代表的なお酒として思い浮かぶのが、黄色が可愛いレモンの容器のリモンチェッロです。ちなみにこれも食後酒です。レモンから作られています。食後酒はアロエやアニスなどの植物や香辛料などをたくさん配合して作られています。アルコール度数は20度前後から70度くらいあるものまであるそうです。マンマに好きな食後酒について聞いてみました。Questo si fa nella zona di Taranto, dove io abitavo appena sposata. Mai c'è la fabbrica, è buonissimo. A cosa mi manca mai? Bosci, San Marziano. A casa sempre c'è? Da me sì. Hai visto? Che? Che gusto è? È buono, è un amaro buonissimo. Per me, io se devo scegliere un amaro, per me è San Marziano. Ci sono, da poi sono anche e metti sopra amaro, può mettere sopra di gelato. Questo è solo il ricetto di mamma? No, e tutti quanti fanno così? Ci sono anche altri. Allora, Bosci San Marzano, ricette, pubblicità. Viene dal Caucaso, cioè dai paesi dell'Albania. Caucaso? Caucaso sarebbe un po' un tipo Medio Oriente, prima della Russia, le zone del Caucaso. È un paese? Originariamente, poi queste famiglie dal Caucaso si sono trasferite in Puglia, vedi? Comune della provincia di Taranto, te l'ho detto, io stavo a Taranto, a San Marzano, un comune di San Marzano, qui insieme a Bosci, San Marzano, perché si fa San Marzano. È segreta, segreta antica, miscelazione antica rimasta segreta ed ereditata dal capostipite della famiglia, nel disegno inalterato fino è rimasto uguale fino ad oggi dalla nascita. Giuseppe Bosci, cosa quindi solo una famiglia facendo queste cose, è solo la ditta Bosci, non la, è come la Coca-Cola, la ricetta è segreta. A Coca-Cola anche la ricetta segreta? Sì, sì, non la conoscerò mai. La Coca-Cola sta ad Atlanta, in America, ed è ricetta segreta, cioè non si sa. Però c'è Pepsi. Pepsi è imitazione, non è Coca-Cola, però non è diversa. Però la Coca-Cola è ricetta unica, segreta, che non si può... Non si può prendere. No, sono tutti quanti copiano. Quindi segreta, vedo, dice pure qua. È una ricetta segreta, nata nel 1840. Davvero quello giusto per ogni gusto, dal gelato ai dolci fino al caffè. Molto curioso. Visto? Qua non c'è. Mamma dicono così, io vuoi prendere. Bosci. Ah! Ah! Mamma, questo? Sì, eccolo. Aspetta! Se vuoi vedere il sapore, mettilo un po' in un bicchierino e ti rendi conto di che cosa. Sì, sì, sì. これです。ボッシュ。ボニッシュ。
però vedi che profumo. Sì. Senti più... Tutte erbe. Sì. E caffè un po'? Sembrerebbe anche c'è come un caffè. C'è un po' caffè, no? Sembrerebbe, ma non sono erbe. Vedi. Puoi fare anche, ci puoi fare i drink con le borsa. この後しばらくまんまとお酒の話で盛り上がりました。なんだかものすごく険しい顔をして話を聞いていますが、私イタリア語を聞き取るのに精一杯でこんな顔になってるだけです。私の知らない食語種の世界、知らないことを知っていくことって本当に面白いです。あまりお酒は得意じゃありませんが、今後はお酒の勉強も少しずつしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後もイタリア家庭料理やイタリアについてあげていきます。チャンネル登録をして一緒に勉強していきましょう。今回の動画が勉強になった、もしくはもっとこんなことを教えてほしいなどありましたら、グッドボタンやコメントなどでお知らせください。皆様からのコメントが動画を作る励みになっています。ありがとうございます。次回もテラチーナからお届けします。どうぞお見逃しなく。